È un po' che non parliamo di libri per bambini e per riprendere l'argomento ripesco volentieri la saga del regno della fantasia di Geronimo Stilton, che di per sé non ha certo bisogno di essere pubblicizzata, però siccome è vecchia ormai di qualche anno voglio ricordarla perché non vorrei mai che passasse di moda. Molto carina, educativa a suo modo e ci piaceva tanto tanto quando la leggevamo insieme io e mia figlia. Ci sono sempre messaggi positivi, ha una sua valenza pedagogica, intanto che appassiona e diverte, e quindi voglio ripartire proprio da qui. La trovata da cui tutto nasce in ciascuno di questi tanti volumi, che sono tanti, adesso li metto giù, è un classico. C'è Geronimo che se ne sta lì bello e tranquillo a Topazio, a casa sua, oppure nella redazione dell'Eco del Roditore, e poi succede che la regina delle fate entra nella sua vita, ha bisogno di lui. Per esempio, può capitare come nel terzo, che mi ricordo particolarmente, che Geronimo abbia amici e parenti a casa, gran tavolata, gran mangiata, anzi super abbuffata di pizza, dopodiché va Nanna con il suo pigiamino, con sui disegnini dei formaggini, si gira e rigira, beve tazze di camomilla a profusione, non digerisce, poi in bagno il lavandino perde, succede un disastro dopo l'altro, scivola, batte la testa. E zacchete, al risveglio si ritrova a tu per tu con il drago dell'arcobaleno, che è il messaggero ufficiale della regina delle fate. Gli sale in groppa e via verso una nuova avventura. Sono storie veramente carinissime, a parte quello stile inconfondibile, adesso ne prendo uno, di cambiare 100.000 volte i caratteri tipografici, di avere disegnini da tutte le parti, di sostituire delle parole con dei disegni, di poter sfregare alcuni di questi disegni trovandoci fantaprofumi e le fantapuzze, fantastico. Ma al di là di questo stile molto caratteristico, riuscitissimo, credo che sia la chiave del successo di Geronimo Stilton, che resiste da tanti anni, ma la cosa bella è proprio il tono sempre epico eroico delle storie, no? Che cattura davvero il piccolo e anche il non piccolo lettore. Io lo vedo bene per Asilo ed Elementari, però non mi vergogno a dire che ogni tanto, quando spolverando uno scaffale qua e là, ne trovo uno tra le mani, me lo prendo e me lo rileggo, me lo sfoglio, no? Un'evasione in piena regola che comincia con Geronimo, che inizia questo sogno che lo porta nel regno della fantasia e finisce con il ritorno all'isola dei topi. Ma se è evasione per me, che sono grande, non è evasione per il protagonista, Geronimo. E non vuole essere un'evasione e basta per i piccoli lettori, perché una cosa fondamentale da notare è che dopo ciascuno di questi viaggi nel regno della fantasia, Geronimo torna sempre cambiato in meglio. Torna cresciuto, ma più maturo, una bella lezione di vita. Lieto fine c'è sempre, ma non per merito di chissà quale superpotere, no. È per merito di quello che Geronimo è davvero, cioè con i suoi limiti, le sue debolezze. Però anche con le sue virtù, perché è capace di amore, di amicizia, di coraggio, di speranza. Ecco, la speranza e l'ottimismo credo che siano proprio le più grandi, principali cifre del topetto in questione. Poi ci sono i Geronimini gialli, no? Questi qui, le storie del giornalismo, le inchieste. Guardate, ne prendo una bella pila, sono carinissimi, ne avrò letti, questi sono soltanto alcuni. Però quelli del regno della fantasia sono una marcia in più. Elementi fatati da fiaba, questa specie di medioevo che non esiste, saranno anche luoghi comuni, ma funzionano bene. Avendo fatto la medievista per metà della mia vita, dovrei essere un po' scandalizzata per queste cose, aver la puzza sotto il naso, la fantapuzza, no? A proposito di Geronimo, ma non ci riesco. Non ci riesco, non riesco a scandalizzarmi per questo uso così, un po' fantasy, un po', perché il risultato è troppo, troppo gradevole per fare gli schizzinosi. Quindi alla prossima storia.